Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera, siamo in prima serata con il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella, alla regia c'è Paolo Gavasso qui a Fontana Fredda, saluto anche alla regia a Treviso Ugo Moreno, perché dovete sapere che questa nostra trasmissione viene ripetuta dal circuito di Radio Science TV di Treviso, viene ripetuta gratuitamente in tutto il network, perché questa emittente Radio Science RST è composta da più emittenti, diciamo, online a taglio locale, che quando andiamo in onda qui da Fontana Fredda con la nostra trasmissione, che appunto ricordo nasce qui da Radio Piper, viene ripetuta su queste emittenti, praticamente tutte quante collegate a reti unificate. Detto questo, vengo anche a ricordare le frequenze di Radio Piper, che sono gli 88,8, 93,8 in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico. Quando dico Alto Adriatico si intende da Venezia fino a Pola, quindi include anche una ricezione nella vicina regione dell'Istria. A tale proposito saluto anche i nostri connazionali, che so che molti ci seguono. Bene, a questo punto io darei subito la linea allo studio 2, perché abbiamo Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, che ha un ospite molto importante da presentarci. Questo ospite è collegato telefonicamente, anzi via Skype, e quindi io direi subito di non perdere altro tempo, perché il tempo, come dire, è tiranno. Subito la linea quindi ad Albiano, a te, noi ci sentiamo al termine per la chiusura. Prego Albiano. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E questa sera abbiamo la possibilità di parlare, di ascoltare, per meglio dire, quello che io definirei una mente libera, uno spirito libero, che è Davide Benvenu, un creativo, assolutamente un creativo, e va bene, adesso io gli do la parola. Il tema che ho scelto un poco è quello di chiedergli di farci capire un po' fondamentalmente l'universo, come funziona. E quindi Davide, magari se mi vengono delle cose da chiederti al momento te le chiederò, ma intanto ti chiedo, come se fossimo degli studenti a cui dire: guardate, abbiamo scoperto, oppure io ho scoperto, nel tuo caso ho approfondito, ho collegato con altre menti, il funzionamento un poco, come funziona questo mondo nel quale, questo universo nel quale siamo immersi. A te Davide. Allora, salve a tutti, intanto buonasera. E allora, da come la vedo io, l'universo è appunto, funziona tutto nello stesso verso. Quindi praticamente canalizzato l'energia tutto verso una stessa parte, in forma duale, in forma destra, sinistra, bianco e nero, più e meno, giù e su, eccetera, eccetera. Allora, le energie permeanti universali che ne formano appunto la materia, il movimento, eccetera, sono sette, ovvero l'interazione forte è la forza che tiene unito il nucleo dell'atomo, l'interazione debole, che è la forza che tiene unite più molecole, invece tipo H2O, non so, il collante, diciamo, delle molecole,
Dopo c'è l'elettromagnetismo, elettromaschile, magnetismo, magnetico femminile, che è praticamente la forza d'attrazione tra il più e meno, tra l'elettrone e il protone, tra il maschio e la femmina, tra gli opposti praticamente. E dopo, in ultima, di tutte queste tre forze qua, la più debole è la forza di gravità, che è un insieme di queste tre forze che tiene tutto la materia, diciamo, verso il nucleo terrestre del pianeta. Inoltre, fuori dai libri di scuola odierni, ci sono altre tre forze che certi la vedono come movimenti, come rotazioni, anziché come forze. Però, secondo me, appunto, sono delle vere e proprie forze, che è l'energia torsionale destrosa, che scende dall'alto, che è il prana, e l'energia torsionale sinistrosa, che sale dall'alto, dal basso, che è la pana. Praticamente queste due energie torsionali, quando si incontrano, un esempio che faccio semplice, formano il DNA, con la torsione del DNA. In ultima, come settima e ultima energia, tra le sette note musicali, i sette colori dell'arcobaleno, i sette giorni della settimana, i sette chakra principali, come settima e ultima energia abbiamo l'onda di pulsazione. L'onda di pulsazione è semplicissima, basta ascoltare il nostro cuore e vedere che tutte le nostre 7 miliardi di cellule pulsano, aprendosi all'energia solare positiva e chiudendosi all'energia terrestre negativa. E che dire, parlando poi della forza magnetica tra elettrone e protone, una cosa molto importante da dire è che l'elettrone ha un terzo di forza magnetica quark, perché è formato da due quark down di bassa energia e un quark up di alta energia. Invece il protone ha due terzi di forza magnetica quark, che sarebbe formato da due quark up di alta energia e un quark down di bassa energia. I tre terzi formano la materia. Praticamente due terzi il protone fermo nel nucleo, si sposta l'elettrone con un terzo di forza, immaginiamoci un tiro alla fune, e che ci sono due omini da una parte, un omino dall'altra, chi è che si sposta? L'elettrone verso il protone. Ecco perché dopo vari miei studi mi ha portato a fare appunto l'acqua carica magnetica negativa, che è molto salutare, anziché quella tendenzialmente più ricca di protoni, eccetera, eccetera. Aspetta, Davide, aspetta. Intanto fai bene ogni tanto a farci questi esempi proprio come di due omini che tirano la corda da una parte e uno che tira la corda dall'altra, per avere proprio figuratamente queste. Un poco prima hai accennato a prana ed apana, sono praticamente un poco le energie che scorrono anche all'interno, in su e in giù, all'interno della colonna vertebrale, praticamente come i meridiani dell'essere umano. Esatto. A suo tempo queste sette energie permeanti universali sono governate dall'energia tempo. La chiamo energia tempo, non tutti la vedono come un'energia. Io un classico esempio che faccio, dico, vi sarà ben chiaro che se il tempo è in grado di guarire qualsiasi male o tutti i mali, il tempo non è una dimensione, ma bensì un'energia. E quindi c'è l'energia tempo, che è infinita, che ruota a forma di otto orizzontale, perché praticamente la sua fase d'onda va in torsione di 180 gradi nel centro, che nel centro, in questa X di questo 8, diciamo, troviamo energia negativa in grado di farci ricevere la vita, perché sappiamo che l'energia negativa ci fa ricevere la vita. L'energia positiva invece, passato e futuro, ci dona la vita tramite ricordi, tramite visioni, eccetera, eccetera. E così funziona tutta la materia. Due terzi doniamo la nostra vita alle braccia, alle gambe, quando siamo svegli per le 16 ore della giornata. Per un terzo della giornata, per quelle 8 ore, ci ricarichiamo e quindi riceviamo l'energia. Riceviamo per un terzo, doniamo per due terzi. Così funzioniamo noi, così funziona l'universo, così funziona proprio il meccanismo di funzionamento. A suo tempo, una forza ancora più grande che gestisce l'energia tempo, anzi che la, diciamo, la fa stare lì, gli dà
l'ospitalità, è l'energia spazio, che l'energia spazio non è infinita, ma bensì è finita. Immaginiamoci una lavagna, un foglio di carta, dove noi possiamo scrivere, cancellare, riscrivere un casino di cose, e praticamente in un tempo infinito, però nello spazio finito e definito, come è il Sole che ha una dimensione tot, come è la Terra con una dimensione tot, come siamo noi che abbiamo uno spazio che diciamo dobbiamo avere uno spazio da testa a piedi per potersi muovere, e tutta questa energia funziona in dualità, perché anche l'energia spazio oscilla tra più e meno alla sinusoide che va una semionda positiva, quindi una materia tutto positiva, dopo incontra una semionda negativa e materia tutta polarizzata negativa. Però attenzione, perché bypassando per lo zero, allo zero incontriamo il nulla. Infatti il nostro movimento è proprio grazie a questo nulla. Perché faccio un esempio semplice da comprendere. Dico io, se io sono circondato dal tutto, da tante persone, come faccio a muovere? Come faccio a muovermi i miei braccia, le mie gambe, eccetera, eccetera? Non potrei, devo avere nulla intorno a me per poter spaziare, per poter oscillare in dimensione sempre più in altri, diciamo, in altri punti della Terra. E queste 9 energie totali sono quelle che racchiudono il funzionamento di ogni cosa, di ogni singolo elemento dell'universo. Stai attento, adesso ti chiedo, prima avevi accennato al DNA, quindi praticamente il DNA umano nostro... Che cos'è? Di che cos'è costituito? Come funziona? Allora, da come la vedo io, il DNA umano appunto è costituito dall'energia solare positiva più l'energia terrestre negativa in torsione, si forma il DNA, oppure appunto dallo spermatozoo e dall'ovulo, energia negativa della femmina più energia positiva del maschio. E formano i 3/3, formano la vita e formano il DNA. Cos'è il DNA? Il DNA non è altro che un emettitore e ricevitore di frequenze, perché noi emettiamo, come io adesso che dall'azione della mia bocca, della mia voce, sto emettendo frequenze, musica, note, hertz, suoni, esatto, oppure ricevo. Praticamente noi funzioniamo, se guardate il corpo umano come funziona, non è altro che un emettitore e ricevitore, perché tutti i sensi, tipo l'occhio è un ricevitore che riceve la luce, l'orecchio è un ricevitore, la bocca è un emettitore, funzioniamo proprio tutto così, emettitore e ricevitore di frequenze appunto dal DNA. Il DNA si può informare con delle frequenze, ma qua forse vado fuori argomento per il discorso di come raddrizzare il DNA, come uscire da... teniamo presente che cos'è la malattia, in poche parole. La malattia non è altro che un errore dal DNA che poi va a aggravarsi e condensarsi l'energia. La condensa di energia cosa porta? Alla materia. Quindi una materia, magari se c'è una distorsione sul sottile, troveremo una materia errata, una materia distorta nell'infinitamente grande, diciamola così. E comunque, seguendo anche il discorso dello scienziato Nikola Tesla di qualche anno fa, diceva: se volete scoprire i segreti dell'universo, iniziate a ragionare in termini di energia, frequenza e vibrazione. Cioè, quindi, tot energia con tal frequenza crea una determinata vibrazione in quel tal oggetto che, eccetera, eccetera. Cioè, che è l'oggetto, diciamo, può rispondere positivamente o negativamente. Esatto. Questa diventa la malattia. Dualità. Nel senso, quell'oggetto o può far bene o può far male, non c'è una via di mezzo. Se si eccede si vede che fa tanto bene o che fa tanto male, la via di mezzo non c'è, perché appunto la dualità, la materia di come è formata appunto in questo universo duale, o è bianco o è nero. Il grigio è una fusione, praticamente un bilanciamento energetico tra
un'energia e un'altra, tra lo yin e lo yang, in poche parole, tra elettrone e protone, però appunto che dopo formano tutta la scala cromatica delle frequenze colori, delle note, di tutto. E, ecco. Beh, guarda, tu una volta ti ho sentito dire che parlare della frequenza più alta. Qual è la frequenza più alta che noi conosciamo attualmente, superiore alla luce, è già il pensiero. Superiore al pensiero, perché il pensiero è molto più veloce della luce, perché se io dico America, tac, all'istante sono già lì col mio pensiero, quindi è molto più veloce della luce l'elaborazione dei dati. La frequenza più alta in assoluto che ci ha generati, che ci ha creati, che noi siamo quella frequenza lì, è l'amore. L'amore è la frequenza più evoluta di tutti, perché con l'amore riusciamo a fare qualsiasi cosa su questa terra, qualsiasi cosa, perché noi siamo amore. Noi siamo nati da un atto d'amore e appunto siamo quell'energia lì. L'opposto della frequenza più alta, quindi dell'amore, cos'è? Non è l'odio, perché anche l'odio è un'energia elaborata con polarità diverse. L'opposto dell'amore è la paura, perché la paura ci blocca, ci fa morire, non ci fa vivere. Quindi Davide, sono Massimo Bonella dallo studio 1. Dovevo riprendere un attimo per ricordare che chi si fosse sintonizzato adesso, questa è Radio Piper di Fontana Fredda, che modula sugli 88,8, 93,800 per tutto l'Alto Adriatico. Colgo l'occasione anche per non fare su questo intervento così tecnico, freddo, giusto, ecco, volevo un attimino mettere un link, no? Giustamente, ecco, lei dice sì, con l'amore si risolve tutto. Io vedo che non so poi per quale motivo, ma quello che stiamo osservando è che dai spesso amore, dai tutto verso, diciamo, le persone ovviamente che se lo meritano, cioè ovviamente però molto spesso si ricevono pietre in testa. Quindi sulla linea teorica io sono d'accordo, però praticamente si verifica il contrario, a parte dei casi, diciamo, eccezionali, quelli per fortuna ci sono sempre, insomma, ecco. Così lascio questa mia riflessione, poi voi continuate la vostra riflessione, ecco, fino a fine trasmissione. Noi ci stiamo infatti al termine per la chiusura, a te Alviano, prego. Un'ottima riflessione, maestro, quella del discorso che se uno dà, magari riceve pietre anziché fiori, ipotesi, proprio perché abbiamo una distorsione del DNA. Cos'è la radice di tutti i mali di questo mondo? Praticamente sono le false energie, sono le bugie, perché noi da creatori, derivanti dal creatore, siamo appunto, abbiamo la possibilità di convertire un protone in elettrone o viceversa, quindi un sì, un no. Cioè, quindi se mi viene dato un sì, al posto di riportare sì, io riporto un no. Perché faccio così? Perché ho una distorsione, soprattutto tra cuore e mente, nel mio DNA, nelle mie radici. E allora non riesco a andare a equilibrare. Praticamente non è altro che uno sfasamento di 180 gradi tra energia uscente ed energia entrante. È una distorsione, quella che ha citato lei, maestro. Non è che sarebbe, vediamola così, visto che fa male, può essere anche una malattia, anche quella, il discorso di non accettare l'amore, perché facciamo prima, spesso e volentieri, facciamo prima a insultare uno che non fa a dirgli ti amo, complimenti, eccetera, eccetera, proprio sì, perché siamo stati ingannati da una società basata su altri principi, altri... Ecco, perfetto, ecco, sì, io infatti volevo sottolineare perché non mi tornava la cosa, la ringrazio per questa spiegazione, prego, continuate pure. Ti volevo chiedere, Davide, abbiamo 5 minuti circa ancora di tempo, sì. Dal punto di vista energetico, per esempio, no, stiamo facendo tanto male a questo pianeta meraviglioso. Con il petrolio? Con il petrolio? Per esempio, ci facciamo tutto col petrolio, ma potremmo fare con qualcos'altro. Prova certo.
Certo, maestro, praticamente, allora, io dico, se il petrolio è sottoterra, c'è un perché. Cos'è il petrolio? Non è altro che la linfa dei cadaveri di piante, praticamente macerate negli anni, che hanno formato questa linfa, questo, tra virgolette, oro nero. Ma se c'è sotto, un motivo c'è, perché esso è fatto da carbonio. Sappiamo che il carbonio, legato all'ossigeno, forma anidride carbonica e quindi va a privarci di ossigeno a noi. Infatti le piante lavorano al nostro opposto, loro praticamente respirano il carbonio e scartano l'ossigeno, noi respiriamo l'ossigeno e scartiamo carbonio e insieme ci completiamo da veri e propri opposti, uomini e piante, animali e piante. E per le soluzioni ce ne sarebbero molte, che sono tutte state boicottate, sono tutte state ancora occultate in questa società, perché appunto le guerre del petrolio portano profitti altissimi, e il petrolio fa soldi a palate, e purtroppo se avessimo un motore magnetico, che sarebbe la soluzione, il motore magnetico non sarebbe altro che creare un moto perpetuo si intende per 350 anni, finché non si perde, si scarica la carica dei magneti. Per 350 anni questo moto, trovare un giusto ciclo con la forza, usando la forza di attrazione e repulsione dei magneti, si crea questo ciclo, questo moto, che può girare per generare corrente o per farci andare via in macchina, o meglio di più, andiamo a farci il viaggetto di qua e di là, arriviamo a casa, mettiamo in folle l'autovettura, col motore che gira, attacchiamo la spina alla casa e ci facciamo anche corrente a casa con il nostro motore che gira in folle, perché sappiamo che dove abbiamo un moto possiamo generare elettromagnetismo, possiamo generare movimento, possiamo generare quello che sta facendo il petrolio, alla differenza che ci sta uccidendo, perché ci sta facendo morire più giovani con questo inquinamento, oltre a farci respirare affannosamente. Certo, ma questo motore magnetico il quale hai accennato tu, ma sì. Queste sono fantasie o sono cose che in realtà sono realizzabili o addirittura già realizzate e quindi utilizzabili? Sono già state realizzate, se si guarda anche sul web si trovano tanti video di tanti esperimenti di vari, c'è il motore di Pender, il motore di, ce ne sono vari tipi di assemblaggi di questi magneti per creare un moto, però sono tutti stati occultati, tutti bloccati per il discorso del business attuale, che del petrolio, insomma. Quindi, allora, Davide, mi viene da pensare, adesso vedo che manca un minuto, però con quello che avevi detto prima, che la forza opposta dell'amore non è l'odio, ma è la paura. La paura, esatto. Allora, sì. Ci troviamo di fronte a delle persone che nel loro DNA, nel loro interno, visti i risultati distruttivi esterni, sono persone che hanno molta paura, questi fautori di guerre, terrorismo, di terrore, appunto, ci tengono sulla paura, no? In modo che non possiamo agire, vivere, non riusciamo a spodestarli, ci tengono, appunto, creano una società basata sul terrorismo, sul terrore, per non fare vivere. Però attenzione, come dice lei, maestro Alviano, loro sono i primi che hanno paura. Io ho avuto la fortuna, la sfortuna, la possibilità di incontrare dei massoni, e quando l'ho praticamente inquadrato, uno che l'ho chiamato per nome massone, ha iniziato a sfarfallare le gambe, avevo una paura, una fifa boia per quello, perché appunto loro sono abituati a generare terrore, loro vivono nella paura, loro davanti a un bacio ti dicono no, ti fanno la guerra, perché appunto hanno paura del bacio, hanno paura di provare emozioni, frequenze elevate. Non so se i loro corpi non sono pronti a farsi instaurare queste frequenze elevate come l'amore. Io penso di sì, perché siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio, due gambe, due braccia, due occhi. Allora bocca, sono delle scelte quelle? Sono delle scelte? Sono delle scelte, evidentemente sì, di questa dualità dell'universo, in questo bianco o nero da scegliere. Senti Davide,
il tempo che avevamo è scaduto. Io ti ringrazio intanto per questa grande infarinatura di tecnologia, cioè di conoscenza fisica legata però anche alla biologia, ma alla fine legata anche ai comportamenti etici, allo spirito dell'uomo. Quindi intanto ti ringrazio e passo la linea allo studio a Massimo. A grazie te, Massimo. Mille, maestri. Bene, bene, grazie dunque sia Davide, ad Alviano per queste informazioni che sono emerse qui a Pianeta Oggi 20 nel Mondo, Radio Piper. Non mi resta quindi che chiudere qui l'approfondimento. Ringrazio la regia Paolo Gavasso e anche la regia di Treviso con Ugo Moreno. Quest'oggi c'è lui di turno, anzi un doppio grazie perché gratuitamente ripete questa trasmissione che nasce qui da Radio Piper. Radio Piper, storica emittente del Friuli Venezia Giulia, che trasmette sui 93,8 e 88 e 800 MHz in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico. Ricordo altresì il sito internet radiopiper.it. È tutto per questa sera. Prossimo appuntamento sarà per la prossima settimana, anche se poi siamo in zona di Ferragosto, quindi ci sarà una sorpresa, vediamo che cosa manderemo in onda. Quindi sempre naturalmente occhio a questo orario qui sulle nostre frequenze 88 8 93 800. Mi raccomando, memorizzatele bene anche sui vostri autoradio, un emittente che si sente bene in tutto l'Alto Adriatico con ottima musica. Oltretutto grazie, io mi congedo da voi, buona serata in nostra compagnia, a presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.